Nanni Moretti. Adesso stai facendo un nuovo film, Sogni d'oro, però ci hai messo 3 anni, da Ecce Bombo, di cui abbiamo visto una scena. Come mai tutto sto tempo? Che hai fatto? L'ho preparato, perché... preparato. 3 anni, perché tanto? Perché è un film difficile, è un film complesso, perché l'ho scritto da solo, ed è più, insomma, mi piace di più, è bello, ma è più difficile, perché non hai una verifica esterna, non hai uno con cui lavorare, parlare, eccetera. E poi perché... Ma questi tuoi film sembrano fatti tra amici, vuol dire, sembrano abbastanza semplici. Beh, sì. No, in realtà, ecco, sono film che partono così, diciamo, dalla realtà, non dall'attualità, perché non mi piace fare della cronaca e nemmeno vederla quando vado al cinema. Partono dalla realtà, però sono un prodotto di artificio, insomma, ecco. Per cui anche la recitazione, che magari sembra naturale, è il frutto così di un lavoro comune. Ma un film comico come nasce? Cioè, sono battute fatte tra amici, queste cose qua, che fai, le pensi? Io faccio dei film comici, però anche, insomma, molto dolorosi. Nel senso che, appunto, è un po' riduttivo chiamarli così, film comici, eccetera. Però assolutamente non mi vergogno, insomma, di questa comicità che c'è, perché spesso una tendenza di molti comici, per esempio Woody Allen, è quella di vergognarsi di avere la comicità e di considerare invece così, il cinema drammatico una forma più alta, eccetera. Così. Però appunto, rispetto magari ad altri film comici nelle intenzioni, perché poi magari non fanno ridere, così io così metto molto lavoro proprio nella costruzione del film, nel senso della sceneggiatura, del lavoro sulla recitazione, della messa in scena, dei tempi, del suono, eccetera. Perché magari molti registi comici e spettatori di film comici credono che il rigore, che il cinema non sia necessario un film comico, ecco. Invece a me piace fare del cinema, ecco. E questo film com'è che ti è venuto così caro, Sogni d'oro? Ma no, poi non è che sia un film così, rispetto... Ti sei montato la testa? Sì, sì. Eri l'autore dell'8 mm? Sì, dopo Ecce Bombo sono... Pazzito. Sono impazzito e mi sono montato la testa, ho scritto questo film molto costoso e che ha tantissime comparse, tantissime persone di troupe, tantissime settimane di lavorazione, tanti personaggi nella sceneggiatura, è un film molto ricco, molto complicato. Caro. Sì.